ieri ero vestita in questo modo. Ok, forse si capisce per quale motivo io fossi vestita in questo modo, quale fosse l'occasione. Comunque, vi voglio far vedere il mio outfit di ieri, che non incontrerà il gusto di tutti, ma che ho pensato in questo modo per diversi motivi. Poi comunque ve ne parlerò con calma dopo. Allora, iniziamo dalla camicetta color rosso corallo. Forse dal video non sembra, ma è un rosso corallo bellissimo, che soprattutto alla luce del sole illumina tantissimo il viso, di Nara Camice. Io adoro Nara Camice, un po' per la qualità e anche il rapporto prezzo-qualità, perché secondo me sì, costa, però veramente è di ottima qualità e le cose non si rovinano. Questo nello specifico è una camicetta elasticizzata che ha in più anche il dettaglio di questa lavorazione, che io sinceramente quando l'ho presa dal sito non avevo visto. Quando l'ho vista dal vivo mi è piaciuta ancora di più, e ha ovviamente la particolarità dello scollo importante, però elegantissimo, che termina qui in questo modo, ha l'incrocio qui davanti, secondo me è bellissima. E ci ho abbinato questa gonnellina di Liujo, che è sì sportiva perché di jeans, però come vedete fa anche la forma qui del sedere, fa un po' di forme nonostante io sia magra, e comunque è impreziosita da questi bottoni gioiello che la rendono comunque particolare e anche forse un po' elegante. Ma da ultimo pezzo forte, le scarpe. Ovviamente non sono scarpe da discussione di tesi, di laurea, e ovviamente se io avessi fatto una discussione in presenza probabilmente non mi sarei vestita così e senz'altro non avrei comprato queste scarpe, ma essendo comunque fatto tutto a distanza era importante che io comunque fossi carina nella parte superiore. Sotto avrei potuto comunque vestirmi come mi pareva, e io ho voluto comprare queste scarpe qua platform bianche Dr. Martens, che sono impreziosite da questi cuoricini e questa chiusura in questo modo. Sono comodissime, le ho portate praticamente tutto ieri e sono morbide, comode, che ve lo dico a fare. E niente, questo è tutto il mio outfit completo di corona di ieri, e ora vi racconto un po' che cosa ho fatto, come ho festeggiato, vi faccio vedere cosa ho ricevuto di regalo e niente, chiacchieriamo un pochino. Ok, finalmente è arrivato il momento di fare quello che per me è uno dei video più importanti, ma soprattutto uno di quelli che non vedevo l'ora di fare, ovvero quello in cui vi racconto della mia laurea. Ebbene sì, sono riuscita a laurearmi e niente, per me questa è veramente la realizzazione di un sogno, e sono anche contenta di come sia andata ieri la giornata, nonostante si sia trattato di una discussione online e comunque anche i festeggiamenti siano stati molto contenuti. Allora, iniziamo subito dalla mattinata, perché il mio appuntamento era fissato online per le 11.30. Sicché comunque la mattinata è passata un po' così, arrivate tipo alle 11.10, così, ho iniziato a collegarmi. Niente, il panico, perché io non so per quale caspita di motivo non riuscivo a connettermi. Cioè sì, mi collegavo, ma o non funzionava il microfono e c'era scritto, compariva un messaggio tipo di andare nelle impostazioni del computer con il portatile e di modificare quelle. Scusate se faccio così, ma mi piace far vedere il fiocco, soprattutto questo color viola che rappresenta proprio scienze politiche. Insomma, non riuscivo a connettermi, problemi di microfono, mi dava che ero connessa come ospite, il che mi faceva pensare che non mi avrebbero riconosciuto che ero io, e quindi comunque un panico. A un certo punto, alle 11.30 così, mi compare sullo schermo del PC una signora che
aveva visto che io comunque ero online, che però non usciva, mi vedeva ma non mi sentiva. E voleva sapere se fosse tutto ok. Sono riuscita comunque a comunicare con questa signora tramite la chat, quindi scrivendo, e mi ha avvertito che comunque erano in ritardo. E io ho detto: e vai, ho un po' di tempo per cercare di risolvere i problemi perché non riuscivo altrimenti a farmi sentire, no? Insomma, dai, che devi dare riprova, che ti riprova. Alla fine mi sono connessa. E la discussione è stata emozionante, anche se a distanza, tramite un PC. A un certo punto è scomparsa anche la videocamera, quindi non mi vedevano, noi tralasciamo anche i vari inconvenienti. Insomma, alla fine ho fatto questa discussione. La cosa che più temevo era che mi facessero delle domande e ovviamente me le hanno fatte. E dentro di me stavo lì tranquilla ad ascoltare, ma dentro di me ero agitatissima perché temevo di non saper rispondere. Ok, io so che anche se non avessi risposto non sarebbe caduto il mondo, però ci tenevo a fare bella figura. Fatto sta che comunque alla fine non sono neanche riuscita a finire di dire tutto quello che volevo dire e mi hanno interrotto perché comunque erano in ritardo, volevano andare a casa tutti. E niente, alla fine mi hanno fatto aspettare un po', si sono riuniti e quando sono tornati mi hanno detto che mi proclamavano dottoressa in scienze politiche con il voto di 108 su 110, cioè non me l'aspettavo un voto alto così, veramente per me è tantissimo e io non, no, proprio non me l'aspettavo veramente per niente e sono contentissima. Ok, che non ci faccio nulla, perché comunque io il lavoro ce l'ho, ho la mia età e difficilmente, insomma, troverò un altro lavoro, però per me è veramente una cosa che mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto. I festeggiamenti sono stati ovviamente molto limitati, ma comunque sia, per come sono fatta io, anche in tempi normali, difficilmente avrei fatto, credo, una festa. Ma semplicemente perché non avrei neanche saputo chi invitare di preciso, non mi fa, a me non piace molto fare feste, però dei piccoli festeggiamenti li ho fatti. E dopo pranzo ho invitato qui i miei genitori, gli ho fatto vedere il video della discussione, perché sono riuscita appunto a riprendermi. E quindi niente, mia mamma mi ha fatto una bella sorpresa. Perché mi ha portato le bomboniere. Allora, io in realtà avevo pensato, avevo sì ordinato, come vedete, la coroncina, questa ci tenevo ad averla, e avevo pensato anche alle bomboniere, comunque ai confetti, però ho lasciato perdere perché, ecco, mi ripeto, non saprei nemmeno a chi darle, e invece lei me le ha fatte, e me le ha fatte della thun, quindi a parte la bella confezione. Dentro c'era questo gufetto, dov'è qui? Eccolo. Questo gufettino carinissimo, ovviamente in tema a laurea, con la tesi e come si chiama? Il tocco, se non mi sbaglio, sì. E il gufetto mi piace tantissimo a me. Il gufetto è un animale che mi piace tanto, nonostante io non ne abbia tanti di gufi, però questo sì, è troppo troppo carino. E niente, se mi seguite su Instagram avete già visto il video della mia tesi rilegata, perché della tesi, allora questa è la tesi, quella per me che terrò in casa e l'ho voluta fare semplice, però di questo rosa fucsia che mi rappresenta veramente, secondo me, tantissimo. È semplicissima solo con la scritta. Ovviamente poi dentro c'è tutto il frontespizio e la dedica. La dedica, ho voluto scrivere a tutti coloro che non hanno mai dubitato che ce la potessi fare 1996-2021, il tempo che ci ho messo a laurearmi e ce l'ho fatta. Dopodiché ovviamente inizia con tutto l'indice e tutto il resto. Ho fatto tre versioni di questa tesi, perché allora, una è questa rosa, poi trovate anche il video su Instagram, se riesco ve lo metto anche qui.
una bianca senza scritta con dei fiori in rilievo per i genitori e un'altra blu un po' glitter ma molto molto delicata e da regalare a un amico e una copia da portare in un appartamento che ho a Perugia. Tutte e tre sono accomunate dalla rilegatura del dorso argento metallico, metallizzato. Questo l'ho voluto fare appunto tutte uguali proprio perché sono in questo modo accomunate. E insomma ecco, dopo pranzo sono venuti i genitori, abbiamo aperto le bomboniere, ne ho alcune appunto da consegnare, e ho fatto vedere il video, ne ho fatto qualche foto e poi vabbè i genitori mi hanno anche regalato qualche altra cavolata tipo il tocco o tipo la fascia con scritto laureata, insomma quelle cosine un po' così. E poi finalmente sono riuscita ad aprire il regalo. Allora, per quanto riguarda il regalo, sapevo che comunque qualche regalo mi sarebbe arrivato, perché non è che proprio io sia fuori da qualunque rapporto sociale, e ho voluto evitare il più possibile che mi arrivassero regali che poi comunque non avrei sfruttato, ma che magari ecco la gente ci avrebbe speso soldi inutilmente. Per cui io ho chiesto un unico regalo che fosse però per me tanto desiderato, ovvero mi sono fatta regalare, ho qui ho giustamente solo la scatola perché pesa tantissimo, la Cintiq 16 della Wacom, ovviamente messa al contrario, credo, non so come sarà la ripresa, perché mi sto vedendo all'incontrario, e la Cintiq 16 della Wacom, la tavoletta grafica con lo schermo integrato. Allora, è lo stesso discorso che vale per l'outfit e questo. Allora, si tratta di cose che io volevo, non tanto l'outfit quanto per esempio il Dr. Martens. Queste Dr. Martens bianche con i cuori io le volevo da un paio di anni. Alla fine non è che abbiano un costo proibitivo perché costano 229 euro, però ho sempre rinunciato a comprarle perché comunque ecco avevo l'impegno di pagare le tasse universitarie ogni anno, dovevo studiare, insomma ho sempre rinunciato, e così come anche la Cintiq. In realtà non è la tavoletta top di gamma, no? Costa 615 euro, quindi non è un prezzone, me la sarei potuta comprare quando volevo. Non l'ho mai comprata, anche qui, perché dovevo pagare le tasse universitarie, era comunque uno sfizio, non era una cosa che mi serviva necessariamente per sopravvivere. Sono andata avanti con la mia tavoletta classica, e anche perché ecco, non è che avessi tutto questo tempo da dedicare al disegno, però la volevo tanto. E secondo me aver aspettato comunque per avere queste cose e averle avute adesso alla fine di tutto questo periodo lungo di sacrifici è ancora più bello che essersene comprati da soli. Allora, adesso vi faccio vedere la Cintiq perché è bellissima. Allora, non l'ho ancora collegata al computer, non so neanche com'è proprio averla in mano, funzionante, però questa è questa. Cioè, e non è che me l'aspettavo grande così, secondo me è veramente bellissima, è grandissima. Questa è la tavoletta e ovviamente dietro ha il supporto per inclinarla, comoda, e ha anche delle mine per la penna in più, e questa è la mitica penna Wacom. Dov'è? Eccola. Niente, è un sogno, questo è veramente un sogno. Io non vedo l'ora di comprare più che altro qualcosa per tenerla, per custodirla, perché vederla così tra le mie mani di burro mi fa tremare, infatti l'appoggio subito, perché niente, devo comprare qualcosa per tenerla perché non saprei proprio quanto dura così. E poi niente, dopo nella bella confezione ci sono tutti i vari fili, cose per connetterla, vedrò oggi o comunque entro il weekend come connetterla.
Ecco, dopo cena invece ho festeggiato con i miei vicini di casa, che comunque, con cui comunque ci vediamo spesso. Ovviamente qui in casa belli larghi, distanti, avevo comprato un po' di dolcetti, abbiamo brindato, ho fatto vedere a loro anche un po' di video della discussione e niente, così una serata un po' tranquilla, easy in casa. Però devo dire che a fine serata ero anche un po' ubriachella perché avevo comprato il prosecco e sì, la testa un po' mi girava e anche stamani mi sento un po' ancora un po' confusa, però niente. E poi ecco, mi sono autoregalata anche questa bellissima corona perché ci tenevo ad avere la corona e ho trovato un sito online di credo un fioraio toscano, non so se Pistoia, forse Pisa, forse Pistoia, che appunto lo faceva questo e mi è arrivata esattamente il giorno precedente della discussione, quindi bella fresca. E quando ho aperto la scatola ho fatto wow, c'era un profumo di alloro pazzesco. E tra l'altro carino perché c'era anche compresa tutta una pergamena con tutta la spiegazione dell'origine di questa usanza di mettere appunto la corona di alloro in capo ai lavorandi, anzi ai laureati. E niente, questa è stata la mia giornata e non vedevo l'ora stamattina di rivestirmi, di ritruccarmi esattamente come ieri, perché ci tenevo a fare questo video. Per me questo video è qualcosa di bellissimo e che sognavo di fare da tantissimo. E quindi niente, sono contenta di avere condiviso con chi mi segue, insomma, anche questa mia ulteriore esperienza. Per me è veramente importantissima, per me è la fine di un percorso lunghissimo e la realizzazione veramente, credo, del mio unico grande sogno. Sì, questo era proprio il sogno più grande per me. E da ora in poi inizieranno altri progetti perché io già ho in mente cosa fare prossimamente. Anche con la Wacom, con la Cintiq, sì, mi accompagnerà in un bellissimo percorso la mia Cintiq, però ecco, poi ve lo dirò insomma quando sarà il momento. E niente, io niente, vi saluto, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, ovviamente trovate il link sotto. E niente, vi saluto da dottoressa in scienze politiche. Con il voto di 108 e per me veramente non me l'aspettavo, bellissimo. E niente, oggi mi godo un po' di giornata di riposo, più o meno, sì, ho delle cosine da fare, ma insomma, ecco, mi riposo. E niente, ci vediamo prossimamente e perché voglio fare alcuni video un po' speciali. Si era interrotta la videocamera. Per fortuna ho il mio bellissimo schermo esterno che mi fa vedere tutto. E niente, stavo dicendo, voglio fare appunto dei video dedicati all'università, un po' particolari, che spero possano aiutare magari chi si trova magari un po' in difficoltà, che magari sta pensando di lasciar perdere. Forse la mia esperienza può servire a non far mollare, perché io sono sicura che se avessi mollato, se avessi rinunciato alle prime difficoltà, mi sarebbe rimasta questa cosa qui in sospeso che mi avrebbe comunque lasciato questo peso interno e non so come avrei fatto ad andare avanti con questa sensazione proprio di cosa voluta e non terminata, terribile. Quindi voglio fare presto questi video. E ho un'idea secondo me carina. E niente, ci vediamo ai prossimi video e grazie per aver condiviso con me questa bellissima esperienza. Ciao!